Il giardino di Ania. Tanto tempo fa, in una terra lontana, in un padiglione al centro di un grande giardino, viveva una fanciulla. Aveva dei servi che si prendevano cura di lei e passava le giornate giocando nel suo meraviglioso giardino. C'erano fontane e laghetti, alti alberi frondosi, siepi profumate e fiori di tutti i colori che sbocciavano tutto l'anno. Il giardino era grandissimo e la fanciulla, che si chiamava Ania, lo amava moltissimo. Un giorno, mentre stava giocando allegramente, ebbe la visita di un saggio. «Ascolta, bambina», disse prendendo la mano di Ania. Quando sei nata, ho promesso a tua madre che avrei esaudito un tuo desiderio. Perciò dimmi, che cosa desideri? Posso farti diventare ricca, oppure bella? Posso trasformarti in una principessa, perfino in una strega se lo desideri. Qualunque cosa tu mi chieda, io la posso esaudire, ma ricordati, puoi esprimere un solo desiderio. Ania pensò a tutte le cose che l'uomo le aveva offerto, ma nessuna prometteva la felicità. E lei era felice della sua vita così com'era. Alla fine disse, «Fa che io possa vivere per tutta la vita in questo bel giardino». L'uomo corrugò la fronte. «È tutto?» Ania annuì. «È tutto. Sono felice qui. E non desidero altro». «Forse non ora, ma quando sarai più grande desidererai qualcos'altro». Comunque, tu hai espresso il tuo desiderio e io manterrò la promessa. Si voltò e uscì dal giardino. Col passare degli anni, Ania divenne molto bella. Molti uomini venivano a visitarla e si innamoravano di quella ragazza allegra e felice. La chiedevano in sposa, ma lei li rifiutava, uno dopo l'altro. Apparteneva al suo giardino e non l'avrebbe abbandonato mai. Ma un mattino, mentre passeggiava, si trovò davanti un giovane che non aveva mai visto prima. Era alto e bello, e appena lo vide, Ania si innamorò di lui. Egli le prese la mano e le disse gentilmente, «Mi chiamo Chester e sono il principe di una terra lontana. Vuoi sposarmi e venire con me?» Ania si era innamorata del principe, ma amava anche il suo giardino. Era una scelta crudele. Ricacciando le lacrime, rispose, «Se potrò... verrò con te, ma può darsi che non mi sia possibile andarmene. Tempo fa un saggio si offrì di esaudire un mio desiderio e io scelsi di vivere tutta la vita in questo giardino. Ma il principe la prese per mano e la condusse fuori e non accadde nulla che le impedisse di allontanarsi. Allora pensò che il saggio aveva forse mentito. Sposò il principe quello stesso giorno e insieme cavalcarono verso il suo paese. Ania amava Chester ed era felice di stare con lui, ma non poteva fare a meno di pensare al suo giardino con tristezza. Finalmente, dopo settimane di viaggio, arrivarono nel paese di Chester. Il palazzo era bello, con alte torri e pareti di marmo, ma intorno c'era il deserto, una immensa distesa di sabbia dorata. Non c'era niente di verde, niente che cresceva. Quella notte Ania pianse pensando al posto terribile in cui il suo amore l'aveva condotta. Ma il mattino seguente Chester andò a svegliarla e la condusse davanti alla finestra. «Guarda!» esclamò. «Il vecchio saggio ha fatto davvero una magia! Guarda!» Ania si affacciò alla finestra e trattenne il fiato. «Ma quello era il suo giardino! Tutto il suo bel parco verde era là!» intorno al palazzo e si estendeva a perdita d'occhio. «Hai visto?» disse il principe. «In qualunque posto tu vada, il tuo giardino ti seguirà sempre».